Ciao. Buongiorno, tesoro. Vedo che sei di buon umore. È arrivato il weekend. Avrò un sacco di tempo per giocare e divertirmi. E un sacco di tempo anche per le sorprese. Oh, io adoro le sorprese. Che bello. Allora devi andare a fare i bagagli. Bagagli? Abbiamo pensato di portarti per la prima volta in campeggio. Che ne dici? Ma io non ci voglio andare in campeggio. Sarà molto divertente. Io mi divertirei molto di più a restare qui con Emma. Non vi ricordate? Mi avevate promesso che avrei potuto invitare Emma a dormire a casa mia. Perché non le chiedi se vuole venire con noi? Va bene, ma non penso che ci vorrà venire. In campeggio? Sì! Sarà super divertente! Arrivederci, città! Bravo! Hai montato la tenda! Ecco, ci siamo! La nostra piccola reggia delle vacanze è pronta! Oh. Oh. Niente panico, lo sapevo che sarebbe successo. Oh, è un passaggio inevitabile. Se questo è un incubo, svegliatemi. Coraggio, andiamo in esplorazione. Veloce, dai. Seguiamo questa farfalla. Farfalla! Per la tenda, papà. Incomincia a divertirsi. Sì. Questo che cos'è? È un sciapo con il condottiere veloce! Anch'io! Com'è la cioccolata? Squisitissima! Allora, che cosa ne dici del tuo primo campeggio, Nina? Un vero spasso! Non mi sono mai divertita tanto! Possiamo tornarci anche il prossimo weekend? Ciao Nina! Pronta per andare al laghetto? Ci puoi scommettere, come previsto! Benvenuto, Teo. Il laghetto dovrà aspettare. Avete visto? Sta per piovere. Oh no! Uffa, perché deve piovere proprio oggi? Hai ragione. Ci tenevo tanto a provare la mia nuova barca. Su, non rattristatevi. Quando smetterà di piovere ci andremo. Piove a dirotto. Dobbiamo aspettare che smetta. Oh, non dobbiamo aspettare! Possiamo provare la tua barca lo stesso! Ma come possiamo far navigare una barca in casa? Sì, sono un genio! Andiamo a vedere che cosa hai in mente. Tesoro, cosa state facendo? Non scoppiamo zitto! Va tutto bene, bambini? Sì, noi stiamo combattendo i pirati! Sembra che abbiano vinto loro, però. Sareste stati più asciutti se foste andati al parco. Bene, ora faresti meglio a sistemare tutto. La mamma tornerà a casa tra poco. Ciao, tesoro. Non posso crederci, tu che fai il bagno senza che ti venga chiesto. Tutto bene oggi? Sì, abbiamo navigato sulla barca di Teo, combattuto pirati in una terribile tempesta e Olga ha fatto il suo primo bagno schiuma. Oh, complimenti per la tua immaginazione, Nina. Descrivi le cose come se fossero vere. Ecco qui. Oh, ops.
Oh. Eh? Che sbadata! Scusate, ho sempre la testa fra le nuvole. Eh? Mm. Ehi, ho visto che oggi non hai messo gli occhiali. Non ne hai più bisogno? No, è solo che... Oggi mi hanno preso in giro per colpa dei miei occhiali. Quindi non ho più intenzione di metterli. Polly, non devi ascoltare chi ti prende in giro. E tu hai bisogno degli occhiali, tesoro. Ma mi chiamano quattro occhi. Ma Polly, a te stanno benissimo i tuoi occhiali. Io non ho bisogno degli occhiali. Ma è importante vedere bene, Polly. E poi sono carini. Starò bene anche senza. E poi la mia vista non è così male. Ops, scusate. Oh, non devi preoccuparti, tesoro. È tutto ok. Pensavo stessimo andando al parco prima del pigiama party. Ma certo, è un'ottima idea. Ok ragazzi, allora andiamo. Non dimenticare gli occhiali, Polly. Che c'è per cena, mamma? Spaghetti? Riso e pollo? No, qualcosa di molto più speciale. Ma la zuppa di spinaci della bisnonna? La miglior ricetta segreta in assoluto. Il mostro mangia bambini della palude di spinaci col pesce ancora. Nina, è soltanto una zuppa. È una zuppa deliziosa. Allora mangia anche la mia. A me non piace la palude... la zuppa di spinaci. Nina. Un amico fantasma. Ma i fantasmi mi fanno paura. Per niente. Questa è la storia di un simpatico fantasma che si chiama Boo. È molto amico di un bambino e giocano sempre insieme, ogni notte. Wow! Posso andare a leggerlo in giardino? Sì, ma certo! Sono qui se hai bisogno di me! Va bene, papà! Pino? Pino, sei tu? Wow, l'hai già letto tutto? No, ho sentito un rumore un po' strano. Magari era un fantasma simpatico come Boo. Davvero? Forte, posso tornare fuori a cercarlo? Adesso è troppo tardi, tesoro. Però potrai cercarlo domani. Non vedo l'ora di incontrare il mio fantasma. Buon Natale a tutti quanti! Buon Natale anche a te, tesoro. Voglio vedere cosa mi ha portato Babbo Natale. Oh, come sono emozionata! I miei pantaloni da cavallerizza! Sì! Fantastico! E questo che cosa sarà? Il mio libro sui cavalli! Devi aprirne ancora uno? Forse sarà il mio nuovo caschetto da cavallo. Ma che cos'è? Io proprio non capisco. Incredibile! È un buono per una lezione di equitazione. Ma è oggi!
Ma oggi è Natale! Tabitha non chiude mai! I cavalli devono esercitarsi tutti i giorni! Fantastico! Così vedrò il mio amico Pedro! Pedro! Ciao, Nina! Buon Natale a tutti quanti! Buon Natale a te! Pedro ti stava aspettando! Ciao, amico mio! Oh? Come mai c'è un fiocco sulla sua sella? Tutti i regali hanno sopra un fiocco, Nina. Regali? Babbo Natale sapeva molto bene cosa desideravi. Buon Natale, tesoro. No, non ci credo. È tutto tuo. Perché non lo porti a fare un giro? Aspetta, ti servirà questo. Buon Natale, Nina. Oh, questo è davvero il Natale più bello di sempre. Olga! Olga! Su, giù, amica sempre più! Non sono mai stata ad una festa d'estate prima d'ora! Ehi, venite! Ci vediamo più tardi, Olga, ciao! Figa, sì, sto arrivando! Per un pelo! Papà, era un lancio terrificante. Sì, anche il tuo, papà, c'è di meglio. Va bene, Saputelli. Forza, allora provate voi a fare meglio. No. Ce l'abbiamo fatta! Yeah. Ecco dove eravate! Guardate un po'! Abbiamo vinto! Fantastico! Ottimo lavoro, ragazzi! E guardate cosa abbiamo qui! Salute! Grazie! Quanto manca i fuochi d'artificio? Non è ancora ora, Teo! Sii paziente!